Buongiorno e buon venerdì 3 giugno a tutti voi, ben ritrovati in studio all'appuntamento con Prima Notizia. Tra i fatti di cui ci occuperemo oggi ci sono ovviamente un ritorno sulle manifestazioni del 2 giugno per la festa della Repubblica, le manifestazioni in Basilicata, ma guarderemo anche con un occhio a quello che è il primo ponte semiestivo proprio di questo weekend. Ovviamente ci sarà spazio per i numeri dell'emergenza Covid, per lo sport con le ultime sul passaggio societario al gruppo Macchia per quello che riguarda il Potenza, e poi come sempre andremo a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali. Ma partiamo proprio facendo un passo indietro alle manifestazioni per la festa della Repubblica. Un 2 giugno fortemente simbolico, quello di ieri, e di ripartenza dopo 2 anni e mezzo di pandemia e in un contesto di grave crisi internazionale, con la necessità di mettere al centro la parola cooperazione. E questo è il messaggio del presidente Mattarella, ripreso dai prefetti di Potenza e di Matera. 8 sindaci lucani invece hanno rappresentato la nostra regione a Roma nel corteo della parata, come ci racconta Lucia Pietrafesa. C'erano anche 8 sindaci lucani a Roma in rappresentanza della Basilicata per la festa della Repubblica. Le fasce tricolori hanno aperto la parata che ha condotto il corteo fino all'altare della patria, con la deposizione della corona d'alloro e il messaggio del presidente Mattarella. I primi cittadini di Colobraro, Fardella, Forenza, Marsico Vetere, Moliterno, San Paolo Albanese, Spinoso e Venosa hanno sfilato per le vie della capitale in una giornata simbolica per tutti gli italiani. Era il 2 giugno 1946 e l'Italia voltò pagina dopo 20 anni di dittatura, scegliendo la Repubblica. 2 giugno 2022, dopo 2 anni e mezzo di pandemia, cittadini e istituzioni sono tornate alle celebrazioni di piazza. Manifestazioni in tutti i comuni lucani, quelle più partecipate a Potenza e Matera. Una festività particolarmente sentita in questo frangente storico di fuoriuscita dall'emergenza sanitaria e contestualmente di grave crisi internazionale, con la guerra in Ucraina e la necessità di ribadire i valori della libertà, della democrazia e della cooperazione internazionale, come ha riferito il prefetto di Potenza Michele Campanaro. Dopo 2 anni la festa della Repubblica in piazza, in un momento molto complesso tra la fase di emergenza che mettiamo alle spalle e però una grande momento di crisi internazionale, una grande paura che è legata a quella della guerra. È per questo che oggi dobbiamo celebrare a maggior ragione i valori fondanti della nostra Repubblica, che sono quelli riportati nella Carta Costituzionale. A Potenza il programma delle manifestazioni organizzate dalla Prefettura è cominciato al Parco Montereale, dove il prefetto, accompagnato dalle massime autorità civili e militari, ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti. Poi l'alzabandiera in piazza Mario Pagano, di grande suggestione la calata del bandierone tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo da parte dei Vigili del Fuoco e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Itinerario simile a Matera, con il prefetto Copponi, il presidente Marrese e un corteo partito da Piazzetta Pascoli fino a Piazza Vittorio Veneto. Queste le celebrazioni del 2 giugno, ma adesso andiamo a dare un'occhiata alla prima della Nuova del Sud di questo venerdì 3 giugno. L'apertura è ancora una volta dedicata al lavoro, al settore dell'automotive. La regione faccia la sua parte, Will e Wilm spingono per la candidatura dei 3 progetti proposti da Stellantis per Melfi. Ma bisogna correre per intercettare le risorse necessarie nel PNRR, ci sono fondi per 500 milioni. Ancora la cronaca giudiziaria. Proprio di pancia con l'omicidio Marco Ugo Cassotta, definitiva la pena di 30 anni per Angelo Di Muro e per Nicola Lovisco. Saliamo nella parte alta della pagina con il punto sul Covid e la curva in ulteriore frenata. I casi vanno giù del 27,2%, ma si registra un altro decesso al San Carlo. Per quello che riguarda lo stesso San Carlo, anche al centro del punto di vista di Nino Grasso, dopo le liste di attesa pure le cartelle cliniche. Poi andremo a leggere più compiutamente in pagina. E vi anticipavo del ponte del 2 giugno da Maratea, dei primi spiragli per la stagione alle porte. Alberghi pieni e statale 18 riaperta temporaneamente, ma preoccupano, come vedete anche in questa foto, le chiazze bianche ad acqua fredda.
nella parte nord della Perla Tirrenica. Scendiamo poi in basso per andare ad analizzare invece le principali notizie di sport, partendo dal calcio di Serie C con i primi passi per il Potenza di Macchia e l'investitura che arriva dall'ex patron Caiata. Forza, capacità e visione, è lui il nostro bomber. Ma intanto in Serie D c'è un'altra notizia che scuote invece Lavello, perché Caputo ha deciso di lasciare il club down. È proprio, vedete in foto, il presidente dei giallo-verdi. Ma andiamo a pagina 3 per quella che era l'apertura del giornale. Stellantis, la direzione più giusta. I sindacati sostengono i tre progetti per abbattere i costi energetici dell'impianto di San Nicola di Melfi, Will e Wilm, con l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Dicono i segretari, riduciamo la bolletta del 25%. A parlare sono appunto Tortorelli e Lomio, che promuovono la linea della casa automobilistica. Ci sono 500 milioni, ricordano, nel PNR. Ora la regione deve fare però la sua parte. E torniamo proprio al primo banco di prova per la stagione balneare lucana. Buone le presenze registrate nelle strutture delle due coste della Basilicata a Maratea. Operatori turistici ottimisti grazie all'apertura anticipata del tratto della statale 18 interessato dai lavori, come ci spiega Donato Valvano. Un test per la stagione balneare, complici le temperature estive. In molti, tra amanti del mare e del sole, hanno deciso di concedersi 4 giorni di relax sulle coste lucane, grazie al ponte lungo del 2 giugno. Riflettori puntati soprattutto nel Materano, sulla Matera Ferrandina, la 407 Basentana e la 106 Ionica. Gli incidenti mortali degli ultimi 2 weekend hanno riacceso il dibattito sull'urgenza di mettere in sicurezza le arterie lucane, direttrici sulle quali nelle ultime ore non sono mancati rallentamenti, in particolare sulla Basentana, a causa di numerosi cantieri attivi. A Maratea invece si respira un clima molto più tranquillo. Sono gli stessi operatori a correggere il tiro dopo le polemiche delle settimane scorse sui lavori che stanno interessando la SS18. Già nei giorni scorsi l'assessore regionale Donatella Merra le aveva informati sulla riapertura della strada a senso unico alternato a partire dal 6 giugno, un mese prima di quanto previsto. Tuttavia, grazie al pressing del consorzio turistico di Maratea, già da mercoledì sera l'arteria è transitabile. Buone notizie anche dall'offerta ferroviaria. Sono infatti previsti maggiori collegamenti e fermate per gli intercity giorno e notte, compresi quelli che passano per Maratea. Farà tappa nella stazione marateota anche il Frecciargento, che da Sibari arriva a Bolzano. Confermata anche la fermata del servizio estivo Cedri Line, fino al 14 collegamenti giornalieri per viaggiare da Sapri a Paola, lungo le bellezze del litorale, passando per la Perla del Tirreno. E rientriamo per andare a pagina 9, nei fatti del giorno. Si butta a mare tanta acqua, nonostante le abbondanti precipitazioni dei mesi scorsi. Infatti le dighe lucane sono più vuote, con quasi 30 milioni di metri cubi in meno rispetto allo scorso anno. E la Coldiretti per questo chiede un incontro al commissario ad acta. Spostiamoci ancora nei primi piani per la giudiziaria, a pagina 4 è la condanna definitiva per Di Muro e Lovisco, la faida del Vulture Melfese. 30 anni per il mandante e l'organizzatore dell'omicidio di Marco Ugo Cassotta. Mercoledì sera il terzo e ultimo pronunciamento della Cassazione. A compiere il delitto nell'estate 2007 fu Alessandro D'Amato. E poi quest'altra notizia di cronaca: esulta per la salvezza della Salernitana uno steward lucano colpito con un pugno da un dirigente del Cagliari. I fatti risalgono a domenica 22 maggio, proprio giornata decisiva, l'ultimo turno di campionato di Serie A, dove appunto Salernitana e Cagliari si giocavano la salvezza. Passiamo ora invece al punto sull'emergenza Covid, con i contagi in calo nell'ultimo report. Anche oggi c'è una vittima. Numeri incoraggianti però dalla fotografia della Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana registrato un calo del 27%, come ci spiega Michelangelo Russo. Ancora un decesso per Covid che porta a 887 il bilancio delle vittime lucane del virus. A perdere la vita una donna di 89 anni ricoverata nel reparto di malattie infettive a Potenza. Sul fronte contagi, curva ancora in calo, 132 nuovi casi accertati tra i residenti a fronte degli ultimi 799 tamponi processati, con un tasso di positività del 16,5%. In ulteriore calo i ricoveri, 54 le persone in ospedale
all'ospedale, 36 al San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie, con nessun posto occupato nelle terapie intensive. Prosegue il ricalcolo delle guarigioni: alle 234 accertate nell'ultimo report se ne aggiungono altre 715. I lucani ancora alle prese con il virus sono 18.984. Intanto sono incoraggianti i numeri relativi alla nostra regione riportati nell'ultimo report della Fondazione Gimbe. In Basilicata la curva continua a rallentare con un calo delle positività nella settimana 25-31 maggio al 27,2%, un crollo dei contagi che inizia a mostrare i primi sensibili effetti anche sulla pressione ospedaliera. Nei reparti ordinari risulta occupato il 14,9% dei posti letto, praticamente vuote invece le terapie intensive. In netto calo anche l'incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, 239 il dato della provincia di Potenza e 190 quello del Materano. Resta elevato, ma è destinato a scendere, il numero degli attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, 3.967. Numeri che ritroviamo compiutamente nel dettaglio a pagina 5 nel pezzo di Fabrizio Di Vito corredato dalle schede, appunto quelle relative al monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con tutti i numeri regione per regione dei casi degli attualmente positivi, le variazioni rispetto alla settimana precedente e i posti letto occupati in area medica e in area terapia intensiva. Passiamo invece al punto di vista di Nino Grasso a pagina 2, ospedale San Carlo, dopo le liste d'attesa, ora la caccia al tesoro anche per le cartelle cliniche. La storia di Alfredo G, ricoverato il 28 gennaio scorso in cardiologia medica e dimesso il 2 febbraio, e a tutt'oggi però ancora senza i documenti richiesti il 3 marzo, un mese dopo essere tornato a casa. Nel mentre una disposizione perentoria dell'ex DG Giampiero Maruggi, che ancora fa bella mostra di sé sulla porta dell'ufficio archivio dell'ospedale Potentino, che stabilisce il termine massimo di 30 giorni per la consegna delle cartelle cliniche. Ora cambiamo decisamente pagina. A Potenza il fischio d'inizio del torneo di calcio, un gol per Domenico Lorusso. Nel ricordo del giovane oratoriano scomparso prematuramente qualche anno fa, tante le novità per un evento che ha aperto le porte alle attività estive dell'oratorio salesiano potentino, come ci illustra Mariolina Notargiacomo. Con un gol per Domenico sono partite ufficialmente le attività estive nell'oratorio salesiano della parrocchia San Giovanni Bosco di Potenza, che culmineranno con l'edizione tutta rinnovata della Savio Estate, non il solito centro estivo, ma un'importante occasione di confronto, di crescita e di intrattenimento per piccoli e grandi. I volti sorridenti di Domenico Lorusso, giovane oratoriano scomparso prematuramente, al cui ricordo si ispira la manifestazione sportiva, insieme con quello di Maurizio Ciriello, anch'egli cresciuto alla scuola di Don Bosco, al quale è stato intitolato il campetto di calcio, invitano i piccoli atleti coinvolti nell'evento alla gioia dello stare insieme. Ricordare delle persone che ci hanno lasciato, ma che hanno lasciato dei segni importanti nella vita e soprattutto in questo ambiente è doveroso. Ecco, è doveroso ricordare, ma soprattutto educare. Quindi la cornice è quella di un torneo di calcio, poi domenica ci sarà la strada Don Bosco e tante attività per ricordare, ma soprattutto, come dicevo, per educare, cioè per aiutare a crescere bene, a crescere nel bene anche. Al torneo calcistico riservato alle categorie Pulcini, primi calci e piccoli amici della polisportiva giovanile salesiana Don Bosco Domenico Lorusso, seguirà il consueto appuntamento di inizio giugno con la strada Don Bosco con Domenico, che si snoderà per le vie della città domenica prossima, un'altra occasione per ritrovarsi insieme come comunità nel ricordo di questi giovani oratoriani. Perché i testimoni positivi sono quelli che devono accompagnarci e devono dare l'esempio, no? I testimoni sono coloro che danno degli esempi da seguire e quindi ricordare Domenico, ricordare Maurizio, ora anche Linda, sono per noi motivo di sprone per aiutare questi piccoli, questi giovani ad avere dei modelli su cui poi poter costruire qualcosa di bello. E poi Domenico ci richiama anche a Domenico Savio, ci ricorda la spiritualità della gioia, la bellezza della vita,
e soprattutto l'importanza dell'oratorio come luogo dove incontrarsi da amici e vivere in allegria. Una bella sorpresa è stata riservata ai giovanissimi calciatori della PGS che all'interno dell'oratorio hanno trovato allestita la mostra Le ultime bandiere del calcio italiano, con esposte alcune maglie utilizzate dai calciatori di Serie A. Anche questo un modo per coltivare nell'impegno e nella gioia valori a cui si ispirano le attività sportive dei centri salesiani, grandi obiettivi. E torniamo alle pagine della Nuova del Sud odierna, passando a quelle della provincia. Pagina 13, da Ruoti la famiglia Spadola non è più isolata. Dopo anni di attesa è stata infatti riaperta la passerella a Viola. Qui il taglio del nastro con la sindaca Anna Maria Scalise. E ricordiamo di questa vicenda si erano occupate anche le Iene, trasmissione di Italia 1. Passiamo a pagina 15, Matera città, con Fratelli d'Italia che alza la voce. Subito il bando di gestione o la casa della legalità finirà nel mirino dei vandali come agli Artieri. La coordinatrice cittadina Guerricchio e responsabile Cultura e Sassi Fiore ripercorrono le tappe di istituzione del presidio. Il progetto premiato dal Ministero, ricordano, punta a sottrarre alla strada e alla devianza i giovani a rischio, ma si proceda all'avvio. E chiudiamo con le pagine sportive, pagina 19, l'apertura dedicata al Potenza Calcio con Donato Macchia già al lavoro. L'imprenditore ha raccolto il testimone di Caiata e ora prova a rilanciarne il progetto. Il closing anticipato permetterà così alla nuova proprietà di concentrarsi sull'iscrizione e le questioni tecniche. Caiata ne ha salutato il nuovo ingresso in società, ricordiamo che il presidente Caiata resta comunque con la quota del 15%, vi regalo, detto il bomber più forte Donato Macchia, la sua forza, la sua capacità e la sua visione ci porteranno dove non siamo arrivati. E coerente l'assessore Blasi, anche da questo fronte politico istituzionale le prime dichiarazioni: siamo sempre stati fiduciosi, hanno detto che la trattativa potesse andare in porto nei prossimi giorni, previsto un incontro per tracciare un percorso. E proseguiamo con le pagine, le prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dal Quotidiano del Sud, l'edizione lucana dedicata al sito di Monteserico, con Bardi la richiesta di fermarne l'assalto. La soprintendenza sollecita infatti la regione a dichiarare l'interesse pubblico per il castello di Genzano e le aree attorno. Come per Monte Crugname, via Verrastro però temporeggia e in gioco ci sono impianti fotovoltaici per centinaia di ettari, e questo anche perché la mancanza di un piano paesaggistico rischia appunto di fare ulteriori danni poi irreparabili. A Rotondella invece lo spreco d'acqua nella fotonotizia per un tubo rotto da mesi che vedete in questa foto appunto, e il progetto d'intesa San Paolo accanto con l'Università del Sud dei prestiti a tasso zero per gli studenti senza garanzie. Poi una novità che in tema di sanità, la circoncisione approda in corsia, la regione parla di esercizio della libertà di fede per il rito religioso e culturale, e la giunta lucana prevede la pratica tra i servizi sanitari a cui accedere. Le notizie che riguardano i due capoluoghi: a Potenza a luglio la pista ciclopedonale che collega con l'oasi del Pantano di Pignola, a Matera i centri raccolta dei rifiuti invece sono ancora senza pace. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata, Matera il sogno infranto del parco, Serra Rifusa aspetta la piscina, il progetto fu approvato dall'amministrazione Acito negli anni 90 e le opere ultimate nel 97 poi vandalizzate, questo in tema di opere incompiute. Poi questa curiosità che riguarda le varietà di fiori di cui la Basilicata è ricca, una vera e propria serra d'Italia, pensate, sono state censite oltre 2600 specie. Andando più giù, si torna sul 2 giugno, la giornata all'insegna del tricolore con i sindaci in piazza per la Repubblica. E sempre a Potenza, il bosco della Palareta, foresta urbana da riscoprire, era la meta preferita per i pranzi fuori porta. Questo per quanto riguarda le prime pagine degli altri quotidiani lucani. Passiamo invece a quelli nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, ovviamente
tiene banco quasi su tutti il protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, con alcuni aspetti legati soprattutto allo stato di salute di Putin. Mosca controlla intanto il 20% dell'Ucraina, nuove sanzioni, ma la UE salva il patriarca Kirill. Gli 007 USA avvertono Putin in cura per un tumore. Passa intanto la linea di Orbán sul leader religioso fuori dalla lista nera, e sul petrolio l'OPEC aumenta la produzione. Troverete oggi sui quotidiani anche lo spazio dovuto anche alle celebrazioni per il giubileo della regina Elisabetta nel Regno Unito, la foto ufficiale senza Andrea, Harry e Meghan, poi ha avvertito un lieve malessere. Passiamo a Repubblica, perché sono anche i 100 giorni della guerra, appunto dal 24 febbraio scorso. Intanto Zelensky annuncia che i russi hanno occupato un quinto del paese. Dall'intelligence USA le notizie di Putin operato ad aprile è malato, una notizia che era circolata anche nelle scorse settimane e che ora troverebbe conferme. Intanto l'Unione Europea vara le sanzioni sul petrolio e Orbán salva Kirill. Troviamo anche spazio per le celebrazioni di ieri, anche sui quotidiani nazionali, ovviamente con i medici in parata e Mattarella per la festa della difesa civile. Passiamo da Repubblica alla Stampa. Putin ha il cancro e sulle sanzioni vince Kirill. Il presidente russo sarebbe scampato anche a un attentato a marzo e sarebbe poi stato operato per un tumore nel mese di aprile. Poi quest'altra notizia che ci riguarda più da vicino come paese: tassare le rendite per alzare i salari. L'intervista a Landini. I dipendenti, dice, non sono bancomat per ruffini, evasori fiscali, dovrebbero andare ai lavori socialmente utili. Vedete anche la foto delle frecce tricolore. Passiamo al resto del Carlino, con la notizia che rimbalza appunto dagli USA, dalle fonti dell'intelligence, con la malattia grave per Putin. A rivelarlo Newsweek, in aprile è stato curato per un tumore in fase avanzata e in marzo è scampato a un attentato. E battaglia poi sugli incontri tra il leader della Lega Salvini e l'ambasciatore russo, mentre per Di Maio il leader della Lega prepara un papete 2 per far cadere Draghi. Passiamo al Messaggero. Le sanzioni corrette da Orbán, con l'UE che approva le misure escludendo il patriarca russo Kirill, come richiesto proprio dal leader ungherese, lo avevamo detto anche ieri, ricorderete. Zelensky intanto ammette che un quinto dell'Ucraina è in mano russa. E poi la notizia di cui vi abbiamo detto, dagli 007 americani sulle condizioni di salute di Putin. Passiamo al Mattino, anche qui le sanzioni e il veto di Orbán che salva il patriarca di Mosca, l'UE che vota il nuovo pacchetto antirussia e Kirill che resta fuori dalla lista nera. Poi la notizia sul cancro di Putin e il giallo dell'attentato. Dal Mattino al Manifesto, anche qui si sceglie invece diciamo questa data che vede ormai il conflitto al centesimo giorno, con decine di migliaia di morte, alcune delle foto più significative scattate proprio in questi mesi, con milioni di profughi e città rase al suolo, e Zelensky che ha tracciato appunto il bilancio col 20% del paese in mano ormai ai russi. La lunga guerra che insanguina il cuore dell'Europa però ora rischia di affamare il mondo, questo come contraccolpo. Passiamo al Fatto Quotidiano, anche qui l'apertura dedicata al conflitto. Le parole della NATO: guerra lunga, da Kiev Putin si è preso il 20% dell'Ucraina e il Donbass va alle urne, con Stoltenberg che però gela ancora la trattativa, mentre i russi avanzano e preparano appunto il referendum di luglio nelle zone occupate. Questo per quello che riguarda il Fatto Quotidiano. Passiamo al Giornale, qui l'apertura è dedicata all'allarme giustizia. Con le toghe in politica, l'Unione Europea dice basta. L'Europa infatti bacchetta l'Italia per le porte girevoli, e sul referendum del 12 giugno Calderoli dice digiuno finché resisto. Libero invece punta il dito contro il ministro degli interni, la Lucana Lamorgese, definendola addirittura inutile. Porte aperte ai migranti, questa la questione, perché quest'anno c'è stato un record di sbarchi, mentre il Viminale non sa come fermarli, ma intanto è pronto un decreto per fare arrivare più stagionali.
Passiamo a Sole 24 Ore, il quotidiano economico, le borse dove pesa la volatilità che dà incertezza, mentre sul petrolio l'OPEC aumenta la produzione. Una notizia che riguarda anche i futuri pensionati a 64 anni con il contributivo tagli dal 10 al 18% e sulle liti fiscali in arrivo 3 miliardi per i nuovi giudici. Questo per quanto riguarda i quotidiani di cronaca. Passiamo invece a quelli sportivi, iniziando da Tutto Sport, apertura dedicata ai sogni di mercato della Juventus con lo sprint per Molina, l'esterno bianconero, ma proveniente da un'altra squadra bianconera, ovvero l'Udinese, che quest'anno ha ben figurato con diversi gol e assist in stagione. Intanto si aspetta sempre il colpo grosso, che è quello di Di Maria, oltre al ritorno di cui abbiamo parlato ieri di Pogba. Ci sono anche però le notizie che riguardano le altre big, con l'Inter la priorità di Dybala avanti tutta, mentre Lukaku si offre dall'Inghilterra e Marotta spinge per l'ex ormai numero 10 bianconero. Mentre poi c'era la scommessa promessa da parte di Pioli in caso dello scudetto, ha scalato infatti la Cisa 125 km come voto per aver vinto appunto il campionato, qui sotto lo vedete nella foto. Poi c'è stato un colpo di scena invece a Salerno, un caos per quello che riguarda la figura del direttore Sabatini, è andato via per problemi con il presidente Iervolino, una divergenza di vedute soprattutto sul mercato, però a questo punto sarebbe a rischio anche la posizione di mister Nicola, che poi è stato il vero artefice insieme alla nuova presidenza, allo stesso Sabatini, di questa miracolosa salvezza ottenuta in rimonta dai Granata di Salerno. Ricordiamo però che Tutto Sport da qualche giorno, esattamente da mercoledì scorso, esce in abbinata con La Nuova del Sud tutti i giorni, in abbinamento obbligatorio, due quotidiani al prezzo di uno, il prezzo lo vedete in sovraimpressione a 1,50 euro, quindi per approfondire calciomercato e tutti gli altri sport vi consigliamo appunto questa nuova abbinata. Passiamo anche agli altri quotidiani sportivi, c'è il Corriere dello Sport, l'apertura in questo caso è dedicata a Romelu Lukaku, che dopo solo un anno starebbe pensando seriamente di ritornare all'Inter, facendo il viaggio inverso da Londra a sponda Chelsea. Lunedì il vertice di mercato con Inzaghi, intanto il numero 9 può solo attendere, il belga chiederà infatti al Chelsea il trasferimento in prestito gratuito, Tuchel, proprio l'allenatore e il suo alleato, perché non vede l'ora che se ne vada, è stato anche utilizzato poco e anche a livello realizzativo poco produttivo in questa stagione. La nazionale dopo la brutta figura rimediata nella finalissima di Wembley contro l'Argentina, il 3-0 dell'altro ieri, manda a casa i senatori dopo il KO contro Messi, proprio per affidarsi ai giovani. C'è anche una notizia tra calcio e showbiz, riguarda la presunta rottura tra l'ex calciatore del Barcellona Piqué e la cantante colombiana Shakira dopo diversi anni di matrimonio. Questo per quello che riguarda il Corriere. Ci resta la Rosia, la Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata ai colpi di mercato, in questo caso in casa Inter, intitola Inter che cinema, dalle parole di Lautaro Martinez dopo l'ottima prova contro l'Italia, la promessa non mi muovo, aspettando appunto l'ex Juventus Dybala e suo connazionale e compagno di nazionale. Ma si batte anche la pista Mkhitaryan, il fantasista della Roma, c'è l'ultimatum dalla sponda giallorossa e Marotta si gioca la carta Champions. Poi ovviamente lo avete visto anche sugli altri giornali, la questione legata a Romelu Lukaku, che potrebbe far felice davvero Simone Inzaghi, che l'anno scorso se l'era visto soffiare. Andiamo a dare una rapidissima occhiata, in attesa dell'arrivo imminente nei nostri studi di Gaetano Brindisi, andiamo a dare un'occhiata anche ai principali siti web, vediamo se c'è qualche ultima ora, ma è soprattutto dedicata l'apertura
è in questo caso dedicata agli stipendi al precariato e al salario minimo, con Draghi che apre un tavolo sul lavoro, ma le parti sociali sono ancora lontanissime. Vediamo anche il Corriere che invece apre sulle tematiche relative alla guerra. La NATO dice di prepararsi a una guerra lunga e Zelensky che fa sapere che comunque le armi degli Stati Uniti stanno salvando il popolo ucraino. Questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi, ma non andate via perché è arrivato, lo vedo già nei nostri studi, l'esperto Gaetano Brindisi, ci dirà quanto e come durerà questa ondata di caldo africano che ormai ci proietta a tutti gli effetti in estate. E allora vi lascio in sua compagnia. Buona giornata. Sì, grazie Alessandro, buongiorno, buona giornata a tutti. Effettivamente questo caldo è davvero forte, un caldo molto oppressivo proprio, è praticamente una situazione fuori norma sicuramente, è una situazione che non si verifica tantissimo, molto spesso, negli ultimi anni un pochino di più, ma è una situazione comunque diciamo non normale, è una situazione che soprattutto in primavera ci sta portando delle temperature che sono non di pochi gradi sopra delle medie, ma addirittura parliamo di decine di gradi, quindi 12, 13, 14 gradi in più delle medie stagionali. Ci stiamo quasi abituando, poi nel momento in cui arriverà aria normale di giugno sembrerà arrivare che arrivi l'inverno, insomma non sarà così perché è meglio saperlo che siamo veramente fuori dalla media, quindi ci aspettiamo sicuramente prima o poi un rimescolamento dell'atmosfera, cosa che non avverrà a breve, ve lo dico subito, anzi purtroppo il caldo è destinato ad aumentare in questi giorni, quindi massima attenzione, come dicevo anche nei giorni scorsi, massima allerta, perché l'organismo, il nostro corpo non è certo abituato a queste temperature che non sono neanche africane, se vogliamo in Africa non è che fa questo caldo così diciamo tanti, per tanti giorni, così tante temperature con tanti gradi al di sopra delle medie, quindi è una situazione sicuramente da monitorare. Intanto vediamo la nostra regione con le webcam, ci godiamo un pochino di mare questa mattina, ecco siamo su Maratea col Monte Gelbison sullo sfondo, siamo con un mare, vedete, piuttosto tranquillo, calmo, quasi calmo, e un cielo sereno, quindi non ci sono nubi all'orizzonte. Vediamo ora nel cuore della regione, ci spostiamo sempre in provincia di Potenza, a Marsicovetere, ecco anche qui si vede tanto sole e nessuna nuvola all'orizzonte, le montagne piene di boschi e invece la pianura già con il raccolto del grano, dell'avena, insomma già abbiamo un giallo che non è proprio il massimo da vedere, proprio perché non c'è pioggia da tantissimo tempo, in alcune zone dicevo ormai è un mese che non piove. E pioggia all'orizzonte breve, medio termine, non se ne vede, dobbiamo vedere un pochino poi nella settimana prossima, questo poi ne parleremo anche nel corso del TG delle 13.50. Per il momento vediamo il satellite che cosa ci mostra, ecco vedete proprio la perturbazione lì sull'ovest del Mediterraneo, è una perturbazione che va a scontrarsi con l'alta pressione, da noi sul centro-sud nessuna precipitazione, nessuna perturbazione importante, le perturbazioni continuano a scorrere sempre sulla Scandinavia, sulle latitudini molto alte, è un'alta depressione lì ferma sulle isole britanniche, questa perturbazione è legata a correnti più fresche che quella che vediamo nel Mediterraneo, che vanno a colpire l'Africa nord-occidentale, quindi la Tunisia, soprattutto il Marocco, e innescano una forte invasione di aria calda verso di noi. Lo zoom sull'Italia ci mostra ancora una volta una perturbazione che va, come dicevo, trova la strada sbarrata dall'alta pressione e quindi sul nord è possibile delle precipitazioni in Liguria, Toscana, vedete anche sulla Corsica, per il resto invece le velature si notano, le notiamo proprio soprattutto tra Puglia e Basilicata, appena quel biancastro che denota la presenza di nubi alte cirriformi, lo possiamo vedere anche affacciandoci al nostro balcone, vediamo il sole un pochino coperto da queste nubi che sarà il leitmotiv dei prossimi giorni perché la sabbia si farà sempre più presente, ieri ci ha risparmiato un po' per la verità, però già oggi comincia a farsi sentire e avremo un ulteriore aumento della quantità di pulviscolo legata alla sabbia del Sahara. Vediamo la previsione per la nostra regione con la cartina di Meteo 7, una regione all'insegna del bel tempo ovunque, il simbolo della nuvola sta a indicare la presenza di queste nubi alte
che no, sono formati da piccoli cristalli di ghiaccio, ricordo, ma parliamo di cifre di altezza veramente alte, 10 fino a 11 km di altezza, quindi ecco perché si tratta di nubi di ghiaccio e comunque c'è aria sotto zero, aria, temperature sotto zero a quella quota, ma è normale, anzi comunque fa caldo anche in quota. Le temperature invece al suolo, oggi abbiamo già i 35 gradi che compaiono su diverse zone, quindi Vulture Meffese, Materano, anche sulla costa ionica comincia a far caldo perché i venti non sono ancora da sud-est, sono tendenzialmente da sud-ovest, girano a nord-ovest, insomma una situazione comunque di ventilazione che non viene da sud-est, altrimenti avremmo avuto temperature più basse sulla costa ionica. Per il resto vedete 33 a Potenza, 33 a Brienza, insomma anche sulla costa tirrenica tocchiamo i 30 gradi, è una situazione inusuale, ma comunque prendiamone atto perché i prossimi giorni sarà ancora più caldo. Vediamo infatti la giornata di domani, una giornata all'insegna dell'aumento della nuvolosità sottile, stratificata, quindi sempre questi cirri, cirrostrati ad alta quota che non danno precipitazioni e temperature parlano chiaro. Ulteriore aumento, 34 gradi, questa volta tocchiamo a Potenza, 36 a Senise, vedete 35 generalizzati, qualche lieve calo sul lungo le coste, ma nel complesso temperature stazionarie o in lieve aumento, come vedevamo anche le minime si portano su valori che sono caldi anche per il periodo della piena estate, siamo a 19 a Potenza e 21 a Matera, siamo con le massime, siamo ripeto a meno di 13-14 gradi al di sopra delle medie, con le minime siamo intorno ai 6-7 gradi in più, insomma comunque sono valori davvero anomali. Andiamo a vedere la domenica, una domenica che sarà proprio all'insegna del clou, proprio la massa d'aria calda sarà su tutta l'Italia meridionale e cominciamo a vedere anche i 37 gradi, vedete su Pisticci, quindi le minime aumentano, non abbiamo minime tranne locali casi inferiori ai 20 gradi, vedete qualche 19 gradi spunta, ma nel complesso 20, 22, 23, 24, sono valori che danno afa anche durante la notte. E di giorno avete visto 37, 36 a Matera, 37 a Pisticci, 36 a Matera, 36 a Tricarico, Melfi, Genzano, insomma valori sono assolutamente inusuali. E 34 a Potenza con una situazione di ventilazione debole, ancora una volta al suolo e da nord più o meno, in quota invece abbiamo quest'aria calda che porta queste nubi cirriformi, sempre più spesse, sempre più presenti, sabbia sempre più presente domenica, è una situazione comunque che ci lascerà probabilmente tra martedì e mercoledì, di questo ne parliamo nel corso del TG delle 13.50, farò un approfondimento di questa ondata di caldo e parleremo un po' della tendenza dei prossimi giorni per vedere effettivamente se tra martedì e mercoledì ci sarà effettivamente un calo delle temperature. È tutto per il momento, buona giornata e arrivederci e buona continuazione con i programmi della Nuova TV.